Amici del Cannocchiale Letterario, buonasera. È una puntata particolare perché l'autore di oggi è un bravissimo giallista, ma non solo, nella vita è anche un dirigente di un'importante multinazionale nel settore automobilistico ed è molto bello avere come ospiti dei personaggi, delle persone che nonostante abbiano un profilo lavorativo molto alto e impegnativo, un ruolo di responsabilità, riescano a trovare il tempo per riuscire a approfondire i propri interessi e a creare anche qualcosa di molto valido dal punto di vista letterario. Ho il piacere di presentarvi Giuseppe Pantano e soprattutto il suo romanzo L'urlo dei dettagli, edito da Bre Edizioni. Un giallo rigorosamente che ha ogni ingrediente a posto per essere anche un bestseller, soprattutto una trama molto articolata, strutturata su due periodi, di cui poi avremo modo giustamente di parlare durante l'intervista, però è bene anche fare un'introduzione per farvi calare nel pieno di questo romanzo ambientato nella Maremma. Non protagonisti, ma diciamo la parte corale è data da un gruppo di motociclisti. Siamo, sbaglio, prima degli anni 2000, siamo negli anni 80-90, quindi abbiamo l'elemento ricordo on the road molto forte. E la cosa interessante dal punto di vista narrativo della trama è appunto la suddivisione in due corpi principali della narrazione, in due momenti principali. L'inchiesta si svolge in due momenti. C'è una prima inchiesta svolta dal papà del nostro eroe, il commissario Mario Faust, e un secondo momento è il figlio che proseguirà sulle orme del padre, perché nel gap di tempo tra il primo e il secondo momento, purtroppo il nostro commissario morirà perché subirà l'omicidio del responsabile che non è ancora stato preso, perché in realtà viene messo in galera il finto responsabile. E a questo punto il nostro protagonista, che si chiama Tancredi Faust, Tancredi è un soprannome calcistico, si Nel viaggio dell'eroe, cioè nella maturazione, avrà 26 anni, riuscirà a riavvicinarsi alle indagini del papà come una sorta di ripercorrere le orme, ripercorrere le tracce del padre, ma per risolvere un caso che rimane irrisolto, di cui proprio suo padre è rimasto vittima. E in questo io ho visto un po' una radice molto antica che appartiene all'origine della letteratura, cioè ho visto un po' la Telemachia, come un po' Telemaco che ricalca le orme di Ulisse, ne tende l'arco nel viaggio dell'eroe e ripercorre in questo ripercorrere il dramma del padre nel riaprire l'indagine e ritornare sul posto del delitto e cercare di smascherare il vero omicida, sta la sua maturazione. Quindi una trama articolata, tant'è che Giuseppe, che preciso, ci tiene sin dalla prima pagina a dare i giusti nomi ai personaggi e a chiarire chi sia cosa, in modo da avere la mappa per poi poterci orientare nel suo libro. Sicuramente anche dei premi che hai vinto, ma soprattutto anche il fatto che non è il primo romanzo, perché abbiamo un autore già esperto nei scritti diversi e soprattutto un appassionato di gialli, perché sono quasi tutti gialli i tuoi romanzi, se non sbaglio. Assolutamente sì, intanto buonasera a tutti, grazie per l'intervista e per l'opportunità. Sì, io sono appassionato di gialli e di thriller da sempre, per cui ho trovato naturale sviluppare questa mia, assecondare questa mia passione, siccome oramai non sono di primo pelo, un giovanotto, diciamo, ho una certa età, ho avuto il tempo nella mia vita di farmi una formazione, diciamo, dal punto di vista della narrativa di genere thriller, quindi ho letto un po' tutto, cominciando da bambino, da Diabolik, tanto per dare un'idea dei miei eroi, insomma, dei miei interessi, e poi ho sviluppato veramente questa passione, questo interesse, leggendo un po' tutti i grandi, la letteratura inglese, americana, ma anche nostrana,
dei grandi giallisti, per cui ho sviluppato questo interesse, questa passione, questa capacità, diciamo, di architettare dei romanzi gialli. Questo è L'urlo dei dettagli di cui parlavi, è il mio quarto lavoro, poi c'è stato uno successivo, il quinto, e adesso mi sto accingendo a scrivere il sesto. Quindi sì, la mia passione va avanti, continua. E in particolare questo, appunto, L'urlo dei dettagli di cui parliamo stasera, è appunto un romanzo che affonda le radici in un periodo storico particolare, che sono quello degli anni 80, gli anni 90, che hanno caratterizzato anche la mia, diciamo, di adolescenza, di crescita. Quindi è un pochino un'autofiction in parte, e naturalmente sì, l'esistenza dei due piani temporali descritti sono un'esigenza narrativa, perché il ragazzo nella prima parte, quando le indagini vengono condotte dal padre, che è il maresciallo della stazione dei carabinieri di Castiglione della Pescaglia, che è una località che tutti conoscono nella Maremma toscana. Sta indagando sull'omicidio di un ragazzo e sul grave ferimento della sua migliore amica. Lui stesso si avvicina troppo alla verità, a scoprire chi era il colpevole, quindi viene assassinato. Tancredi Faust, il figlio, molto legato al padre, passerà nei successivi 10 anni in un periodo drammatico di sofferenza enorme per la perdita, e in questo periodo conoscerà chiaramente la realtà dell'alcolismo, della depressione, però ha in sé le radici molto, molto forti di una famiglia che lo ha educato in una maniera corretta, per cui riuscirà, proprio per la sua determinazione, a tirarsi fuori da questo dramma personale e a mettere in campo tutte le sue capacità, perché lui è un predestinato. Lui sin da bambino accompagnava il padre nella caserma, quindi è un po' la mascotte dei carabinieri, del Toscani, diciamo, della Maremma, di Grosseto, poi di Castiglione della Pescaglia, e per cui lui stesso utilizzerà queste sue conoscenze dei collaboratori appassionati e cresciuti all'ombra del grande padre maresciallo Mario Faust, utilizzerà queste conoscenze per poter poi condurre egli stesso in prima persona le indagini e nella seconda parte, appunto, prendere di petto la situazione e scoprire quello che c'è invece dietro, qual è la verità di quello che avvenne 10 anni prima, quindi smascherando il vero colpevole. Adesso abbiamo un po' raccontato, Sì, evitando di entrare troppo nel dettaglio, altrimenti spoileriamo tutto, però insomma, ecco, per inquadrare quello che dicevi tu, il perché ci sono due piani temporali così distanti nel tempo, che però ripercorrono un po' un filo conduttore, che è quello dell'omicidio e gli omicidi del 1986. Bisogna appunto raccontare un po' i personaggi, che sono. certo. E io cedo la prima domanda a Emanuela Ferrara, la bravissima giornalista, nonché cara amica che mi affianca nelle interviste del Cannocchiale. E Emanuela, a te la parola. Ciao Silvia, ciao Giuseppe Buonasera. e chiaramente un saluto a tutti quelli che ci ascoltano oggi, ma che poi ci ascoltano durante il tempo, perché tanto rimaniamo su YouTube e su tutti i social. Facciamo questa premessa. In realtà abbiamo già detto tantissimo di questo libro, ma in buona parte secondo me in piccola parte, anzi scusami, non in buona parte, abbiamo raccontato anche un po' qualcosa di te. Tu hai appena detto che Tancredi Faust era un predestinato, e forse un predestinato lo sei stato anche tu, nel senso che mi dici, ti sei introdotto dicendo: io ho letto Diabolik invece di Topolino, e ho iniziato a leggere tutta la narrativa thriller giallo, ed effettivamente nell'urlo dei dettagli questa tua conoscenza personale emerge molto forte. Leggendo il libro, io posso dirti che sei riuscito in una cosa fantastica che non riesce proprio a tutti gli scrittori, cioè riuscire a far immaginare quello che sta accadendo, cioè dai delle descrizioni
molto precise e che ti danno proprio l'idea, cioè ti vedi passare tutte le scene davanti, un po' come se si potesse andare poi a costruire in realtà un film, cioè mi sembra quasi una sceneggiatura. E interessantissimo, quindi ho trovato questo e ti volevo chiedere se tu in qualche modo quando scrivi già cioè, te lo immagini proprio come un film, perché io leggendolo ho letto una sceneggiatura sostanzialmente. Assolutamente sì, e mi hai smascherato, nel senso che io sono appassionato del genere thriller, non solo della narrativa, ma anche dei grandi registi. Io sono veramente un cultore dei film di Dario Argento, di Quentin Tarantino, Christopher Benissimo. Nolan, giusto per citarne tra i più importanti, David Cronenberg, ma ce ne sono tantissimi di Quindi cui sono. c'è uno studio registico anche Ma più dietro che uno studio mi viene questi. naturale, perché mentre scrivo, immagino, come dici tu, giustamente hai colto proprio il punto nodale, immagino la scena, come se io fossi immerso in una scena e immaginassi quello che avviene intorno, sia che in quel momento mi immedesimo nel protagonista positivo, che nell'antagonista, anche nel killer, quindi faccio un po' il Sì, gioco non dei c'è. ruoli, delle parti, Sì, non capito? c'è mai un punto di vista predominante, cioè quello che ti è riuscito molto bene è che l'autore non emerge, non che non emerga come bravo scrittore, bravo autore, non fraintendermi, cioè non stai lì a dire stiamo da una parte piuttosto che dall'altra, sto dalla parte del buono e non dalla parte del cattivo, tanto è vero che tu riesci a costruire molto bene la figura di Tancredi Fausto, secondo me, perché da un lato lo descrivi appunto come insicuro, sofferente, dall'altro però è una persona molto determinata. E anche qui è come se tu non prendessi, cioè prendi le distanze da entrambi, ma ti avvicini a entrambi, cioè lo riesci a scrivere talmente tanto bene che parli di Tancredi Faust, che poi è la totalità. A chi ti sei ispirato e a cosa ti sei ispirato per creare Tancredi Faust? Beh, diciamo che naturalmente i grandi sono l'esempio da seguire, no? Quando uno si cimenta nella descrizione, nelle immagini e comincia a scrivere un romanzo. Quindi naturalmente i grandi scrittori hanno tutti un personaggio seriale. Questo personaggio seriale a che serve? Serve prima di tutto sicuramente ad appassionare il lettore, ma a fidelizzarlo soprattutto, no? Per cui penso a Kay Scarpetta della Patricia Cornwell. Penso a Philip Marlowe di Chandler, ma ce ne sono tantissimi, quindi Jack Ryan di Tom Clancy. Quindi serve soprattutto il personaggio a determinare una passione nel lettore che ti segue per affezione, diciamo, il lettore comincia ad affezionarsi alle gesta di qualcuno, ci si identifica, no, all'interno di questo personaggio. Quindi solitamente è un personaggio positivo, ma esiste anche Hannibal Lecter, per esempio, Harris, dove invece il personaggio è decisamente negativo, ma comunque riesce a trasportare con sé lo spettatore, il lettore, all'interno di un vortice che poi è quello che determina l'interesse a voler leggere i romanzi. Quindi c'è sicuramente una motivazione di natura, direi, non commerciale, però di natura passionale, cercare di far appassionare il lettore, che poi questo comporta anche il desiderio di andare avanti nella lettura. E poi c'è anche comunque, sicuramente in Tancredi, io rivedo molto quello che è stata la mia educazione, cioè le radici forti di una famiglia che lascia nei membri veramente dei segni importanti di educazione e di formazione. Ed è questo il segreto per cui Tancredi riesce a superare la grande crisi che ha nei 10 anni di sofferenza, proprio perché ha delle radici forti, può contare ancora sull'affetto della madre, sul ricordo del padre, sull'affetto della sorella e così via. Quindi ecco, il personaggio per me è anche un modo di identificarmi in dei valori che sono quelli della famiglia, che per me sono molto importanti. Quindi Certo. fondamentalmente Tancredi non è nessuno dei personaggi famosi della letteratura e del cinema, ma è più un Giuseppe Pantano. Può ricordare Rocco Schiavone, un po' di Manzini, perché come Rocco Schiavone che parla con sua moglie che non c'è più, Tancredi parla e vede suo padre che non c'è più. Gli appare ogni tanto nei momenti di gioia, nei momenti di soddisfazione, di piacere, lui rivede il padre, lo rivede fuori dalla finestra, lo rivede, lo insegue cercando di parlarci, ma poi
poi capisce che è solamente un'immagine riflessa dalla sua bisogno di sicurezza che ha perso nel momento in cui ha perso il padre a 16 anni. Certo, che tra l'altro ieri ero in aeroporto a Roma e c'erano proprio i cartelloni sul ritorno di Rocco Schiavone, quindi proprio la coincidenza. Penso Ah, che io... io ho conosciuto personalmente Giallini in un ritorno da Torino, che lui era andato a girare ad Aosta le scene del film. È un personaggio fantastico, perché è così esattamente com'è nei film e nella vita. Cioè, lui non recita, lui è così. Quindi è stata veramente una grande avventura Io conoscerlo. personalmente mi sono innamorata invece di Luca Lamberti, di Scerbanenko, perché a me piace molto la scrittura di Giorgio Scerbanenko, è una Bene. musica, cioè, io leggo Scerbanenko e dico, che uomo, vabbè. Allora, torniamo noi con una domanda un pochino più... La domanda di Manuela era bellissima, ma io voglio andare più nel psicologico, anche perché ho visto che c'è una collaborazione, tu hai parlato di famiglia, ma c'è una collaborazione familiare nell'andare a analizzare la psiche del nostro serial killer, senza spoilerare troppo. Allora, io nasco anche come avvocato, e la mia passione era diritto penale, quindi la psicologia e la criminologia... sono anche un po' il mio pane. Mi ha molto colpito il fatto che tu abbia voluto, sia voluto, sia voluto entrare nella psiche del serial killer e che tu abbia voluto dare un profilo particolare, nel senso che il nostro serial killer è stato vittima a sua volta di violenze di un certo tipo. Non è mai uscito, quindi ha un profilo psicologico molto fragile e si aggrappa come dei salvagenti alle persone che di volta in volta, le poche persone che l'hanno protetto. A questo punto scatta il profilo. Anche, non so se definirlo borderline, comunque scatta la bestia che è in lui, come movente la gelosia cocente, il fatto di sentirsi inferiore, agli altri, e questa sua inferiorità però è la leva sulla cui la bestia della sua psiche, esce. Per prendere il sopravvento ed avere una sua rivalsa e a questo punto essere lui il protagonista, quindi se vogliamo anche un profilo narcisista che salta fuori. Però la cosa che mi ha colpito è questa visione è reale nella psicologia, attenzione, spesso chi è vittima di violenza, se non la metabolizza nella maniera giusta, ha una buona probabilità di diventare a sua volta l'artefice di un'altra violenza e quindi si crea una catena. Parlaci di questa informazione molto incoraggiante che io ho dato, poi cerco sempre di, come dire, di prenderla a sorridere, anche se mi rendo conto delle realtà forti che dico, ma sdrammatizzo perché è il mio modo di essere, no? Quindi la cattiva notizia è che c'è una catena dei delitti, come se fosse una sentenza e una spada di Damocle su ognuno di noi, perché ognuno di noi ha ricevuto anche chi non ha ricevuto delle ingiustizie, no? E poi la buona notizia invece qual è? Cioè, come mai è nato questo personaggio? Qual è la tua altissima consapevolezza di questo profilo psicologico del serial killer? E però fammene uscire con una bella notizia. Allora, prima di tutto, piccola premessa: tutti i miei romanzi hanno sempre uno sfondo di tema sociale importante, quindi disagio sociale, che può essere la violenza sulle donne, può essere riformatorio, può essere la malattia rara, in questo caso è il bullismo. Allora, perché? Perché in fondo io non concepisco un giallo, un thriller che sia avulso dalla realtà. Per me, tutti i miei personaggi sono personaggi veri, possibili, probabili, che potremmo incontrare nella nostra quotidianità e che fanno parte, sono immersi nella vita quotidiana che tutti noi viviamo, con tutte le sue problematiche. In questo caso, il nostro serial killer è una persona che ha subito, naturalmente, da bambino, dei soprusi, dei disagi molto importanti.
Qual è la fonte, tu dicevi, chiaramente di questa catena negativa, diciamo, di aver subito e poi di volersi vendicare, se, in quale caso uno si vuole vendicare in una situazione del genere? Ma la risposta sembra banale, cioè l'assenza di un conforto che fondamentalmente normalmente viene dalla famiglia e anche dalle istituzioni in qualche maniera. L'assenza di questo, la solitudine, crea, diciamo, l'opportunità di avere davanti un serial killer. In fondo, se noi andiamo a vedere anche tutti i casi di profiler americani dell'FBI che hanno studiato negli anni 60 le tipologie di serial killer, c'è sempre dietro una situazione di disagio enorme subita Praticamente. nell'età appunto di infantile. In questo caso, il mio protagonista, naturalmente non dirò chi è, soprannominato Bottone, questo si può dire, e, avendo subito questi grandissimi soprusi da bambino, essendo vittima appunto di bullismo, non aveva il conforto perché il padre lo aveva abbandonato da quando era praticamente neonato. La madre muore quando lui ha 8 anni. E si aggrappa con tutte le sue forze a una persona che aveva conosciuto quando la madre era in vita, che è un camionista che gli fa da padre, gli fa da genitore. Quindi praticamente questa, purtroppo, questa escalation di elementi negativi che lo porteranno a essere un serial killer deriva proprio dal fatto che non ha nessuno che possa condurlo nella vita, no? Insegnargli il comportamento, cercare di raddrizzare purtroppo una situazione che è partita male e che continua ad andare peggio. Nel caso invece di Tancredi, parallelamente abbiamo anche lì un disagio molto importante che è aver perso improvvisamente l'affetto del padre, quindi una sofferenza indicibile, proprio perché era talmente affezionato al padre che la perdita ne causa la depressione, l'alcolismo, però le radici sono talmente forti, quindi tornando al discorso del conforto che può dare la vicinanza di altre persone. In Tancredi le radici della famiglia sono presenti, sono forti e questo lo aiuta praticamente a uscire fuori, a reagire e a tirar fuori il meglio di sé. Non so se ho risposto alla Sì, tua domanda, no, era molto molto bene. complessa. Quindi una bella contrapposizione del protagonista e dell'antagonista, che proprio sono uno Esatto. specchio. Come da una parte, beh, da una parte abbiamo la famiglia che forma e quindi che anche se c'è una forte perdita, un'ingiustizia, perché non dobbiamo dimenticarci che Tancredi perde il padre proprio a causa di questa indagine, di questo Omicidio, è proprio omicidio, insomma, omicidio. violento. Quindi supera i suoi fantasmi grazie alle radici che lui ha, diciamo. Il suo sentirsi radicato in un contesto di valori e nell'altro caso le ingiustizie subite non trovano un radicamento nella personalità della serial killer che non può essere una personalità stabile in quanto non ha avuto il radicamento ai valori. E quindi c'è anche un messaggio di speranza, nel senso che se la bellezza salverà il mondo, anche i valori salveranno il mondo. Volendo, ce li si può anche costruire nella vita e punti di riferimento. Sì, ma infatti se tu rifletti su quello che succede oggi, no? Le istituzioni, a parte le normative, le leggi, ma anche le istituzioni sono un po' assenti, no? Non sono in grado di supplire a eventuali mancanze da parte della famiglia. Attualmente la scuola, sì, gli insegnanti, ma spesso non sono in grado di gestire situazioni di disagio. Le famiglie non hanno più, forse, adesso non voglio dire cose troppo importanti, però insomma non hanno più fo la forza che avevano di unione, di attrazione che avevano un tempo, e forse questo è Certo. causa di disagio importante. Però poi solo l'ultimo brevissimo intervento, poi lascio la parola a Emanuela. Giù le mani da Caino, cioè non dobbiamo dimenticarci che il nostro diritto penale non è un diritto penale punitivo, ma dovrebbe essere un diritto penale riabilitativo. E questa impostazione è un'impostazione ancora più antica che deriva dalla Bibbia, da giù le mani da Caino, cioè. Nonostante chi sia reo di un delitto abbia su di sé anche, cioè,
la colpa molto grave e quindi giustamente anche l'odio della società che giustamente si ribella perché non è disposta ad accettare questo, però c'è qualcosa che nelle nostre origini anche religiose si tende a dare una seconda chance anche a chi compie un atto esecrabile. Nel tuo caso, un serial killer particolarmente aggressivo, voglio dire, a parte che è reiterato e poi si accan ecco, accanito, quindi si complica questa prospettiva del giù le mani da Caino, si complica sicuramente perché poi si crea anche un patto tra il lettore, cioè chi legge ci va dentro, quindi non è che è tanto per la quale di dover salvare Caino, lo vorrebbe anche mettere sul rogo, però dobbiamo anche, cioè è un romanzo che fa riflettere questo La profilo funzione psicologico. catartica, diciamo, anche di istituzioni, di leggi, normative che devono cercare, come dici tu, di ricollocare in qualche maniera le persone che hanno sbagliato, è sempre presente. In tutti i miei romanzi, cioè anche quando parlo di riformatori, in altri romanzi di cui adesso non cito il titolo, ma comunque c'è sempre questa volontà di far riflettere il lettore che anche il protagonista negativo è comunque qualcuno che ha sofferto, ha subito nella sua vita, per cui ha sbagliato, non per giustificare naturalmente gli errori fatti, che in questo caso sono errori molto gravi, omicidio, parliamo di omicidio reiterato, ma comunque per indicare che c'è sempre una via in qualche maniera per riqualificare, ripescare eventualmente le persone che hanno sbagliato attraverso però un iter. Una luce fuori dal tunnel attraverso un iter di riabilitazione e Esattamente. sostegno psicologico che noi chiediamo alle istituzioni, che sicuramente abbiamo in Italia. Il problema dell'Italia è che è tutto in mano alle persone. Cioè, se c'è la brava persona che ci crede, un eroe, e poi spesso gli eroi vengono anche sacrificati, no? Lo sappiamo, Falcone, Borsellino e via dicendo. Lascio Magari anche un l'ultima po' di pagina. sana prevenzione, però dico, Anche. magari anche un po' di sana prevenzione. Però Certo. andiamo avanti, perché altrimenti veramente poi Ci non ci stiamo più. perdiamo. È interessantissimo eventualmente tornare a parlare con Giuseppe. A me piace, Silvia, lo sai, me ne perdonerai tu, Giuseppe. Oltre che parlare dei libri, a me piace parlare degli autori, cioè andare proprio a scoprire chi è l'autore. Perché secondo me quando un autore poi ci mette la faccia e si fa intervistare, un po' apre il cuore. Ovviamente alla sua età non era in cerca di emozioni forti, per cui il concetto di pericolo era stato sostituito da fascino. Questo lo scrivi tu, quello che chiedo io, da che cosa è affascinato Giuseppe Pantano? Perché la Maremma e perché i motociclisti? Bellissima domanda. Allora, perché la Maremma è molto facile risposta. Allora, io sono oramai una decina d'anni che vado a Castiglione della Pescaglia, per cui c'è il cuore mio lì, no? In quella località. Amo molto la varietà delle persone che trovo, non c'è un cliché sociale in quel posto, cioè trovi è cross funzionale di tutte i possibili status sociali, diciamo dal più umile al più elevato di livello. Quindi mi piace molto questa atmosfera che trovo a Castiglione. Quindi la Maremma poi è bellissima dal punto di vista della varietà culinaria, paesaggistica, eccetera, cioè turistica, eccetera. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, perché i motociclisti? Allora, diciamo che al di là del stereotipo degli hippie degli anni 70, in realtà gli anni 80, che sono i miei anni, infatti, negli anni 80 io ho vissuto dai 16 ai 20, 26, 27, anch'io, c'è stato un grandissimo sviluppo dell'offerta motociclistica in Italia, cioè c'è stato il momento della trasformazione da mezzo di semplice di trasporto alternativo, invece a un'offerta importante di molte marche che anche grazie alla legislazione che ha cambiato sulle cilindrate alcune regole, praticamente sono entrati anche i giapponesi con forza, sono entrati i tedeschi, gli italiani ci sono sempre stati, per cui negli anni 80 si è sviluppata un'offerta motociclistica incredibile. E in quegli anni la popolazione giovanile,
che appunto ha sfruttato anche forse il periodo di edonismo reganiano, chiamiamolo così, dell'apparire più che l'essere, del mito del windsurf. Tutto ciò è descritto nel romanzo, perché effettivamente sono dagli anni 80 e anni 90 sono stati gli anni in cui praticamente si è più curato l'aspetto esteriore, forse, no? E quindi c'è un mix di divertimento, di sole, di spensieratezza, di vacanza, e tutto questo è un po' l'atmosfera che si crea leggendo il libro, che si riceve leggendo il libro. Ma ti Quindi dobbiamo ecco. immaginare come un rider? Cioè, ti si Lo possa sono stato, immaginare con il casco in moto? lo sono molto, tant'è vero che andrò sulla Route 66 in America Perché a Napoli. mi hai tolto la domanda. Scusa, Era la domanda. sì. Cioè, tu Colpa hai mia. sostituito la Toscana, l'on the road, Chirac, tutto quanto, no? E dicevi. Quindi ti possiamo immaginare con il casco sopra una Col moto. casco. Sì, Che moto certo. guidi? Io ho una BMW. Ma ho avuto un po' tutte le moto, praticamente tutte le moto, dall'italiana alla tedesca al giapponese, ce l'ho avuta tutte, quindi sono appassionato, mi piace, quindi sì, devo dire che è stato facile per me descrivere modelli, persone, Esatto. appassionati di moto, proprio perché sono uno Sì. che è la prima persona. Poi è bello che hai fatto della tua passione anche un po' il tuo mestiere, perché non nelle moto, ma comunque in ambito di motori Sì. automobilistico, quindi sei riuscito a scalare le vette. Abbastanza, sì, insomma, mi sono divertito e poi ho unito l'utile al dilettevole, quindi impegnandomi nel lavoro e riuscendo, insomma, ecco, a esprimermi al meglio. E le moto erano Harley Davidson. Allora, anche l'Harley-Davidson naturalmente hanno la loro importanza, soprattutto l'hanno avuto negli anni 70, hanno creato il mito americano, no, dell'Harley, e chiaramente la Route 66 si fa a bordo di un'Harley-Davidson. Quindi io a fine maggio andrò, troverò la mia Ok. moto lì pronta e insieme Ah, a un amico perfetto. andremo Io starò a di Siviglia a ballare flamenco invece, ma andare. più o meno sono Molto bello. obiettivi. E io resto sulle mie montagne. Allora, su questi programmi bellissimi per fine maggio, perché maggio poi è il mese più bello, le giornate sono le più lunghe, non fa troppo caldo, inizia a far caldo ma non troppo. I profumi dei fiori, l'evocazione della Route 66 e tutti i romanzi che hanno formato la Beat Generation e quindi anche la nostra letteratura, perché poi c'è stata, no, Fernanda Pivano che ha introdotto i grandi romanzi degli americani. Noi ringraziamo i nostri ascoltatori, vi ricordiamo Giuseppe Pantano, L'urlo dei dettagli di Bre Edizioni e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Questo è un canocchiale del canocchiale letterario. Grazie Emanuela Ferrara che mi ha affiancato sempre, bravissima, preparatissima, simpaticissima e bellissima, che non è un dettaglio. Grazie a Silvia che è sempre esagerata, ma soprattutto grazie a Giuseppe Pantano. Grazie da parte mia. Molto E ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti voi. bene, grazie, buonasera a tutti, grazie.